Ciao a tutti, sono Gian Domenico di Sottosopra e siamo qui stasera in compagnia di Giovanni Di Corato, che è un analista finanziario esperto di gestione di risparmio e di questioni di politiche monetarie. Lo ringraziamo innanzitutto per la sua disponibilità. Giovanni? Grazie a voi di avermi invitato a partecipare a questa registrazione. E niente, partiamo quindi subito con la prima domanda, questione con cui approfondiremo un po' con lui appunto le vicende legate alla situazione economica generale dopo la fine, speriamo, di questa crisi legata alla pandemia del coronavirus. Ci avviamo ovviamente in seguito alla crisi sanitaria anche a probabilmente una profonda recessione che già si annuncia. In Italia, pochi giorni fa Visco parlava di una possibile recessione del 13% e comunque tutte le previsioni legate ai paesi europei e occidentali in generale non sono sicuramente molto allegre, diciamo così. Gli stati stanno preparando degli interventi massicci di sostegno all'economia. E però possiamo già fin da ora notare nelle scorse settimane e mesi che c'è una certa divergenza tra come davanti a eventi eccezionali ci sia stata una politica monetaria da parte del Senato dell'Unione Europea, perché appunto dell'Eurozona, diversa rispetto a quella avanzata da altri paesi sviluppati. Ecco, chiederei al nostro ospite di stasera di farci un quadro come lui vede un po' queste differenze, insomma. Ma prima di tutto sul tema della recessione che viene, diciamo così, o che è già in atto, penso che non ci siano dubbi che quello che l'evento a cui stiamo assistendo, al quale assisteremo anche nei prossimi trimestri, da un punto di vista dell'intensità, sarà sicuramente uno degli eventi macroeconomici negativi in termini di crescita negativa del PIL più intensi del dopoguerra. Personalmente non ho una visione della viceversa della pervasività di questo evento recessivo in un orizzonte di medio termine, quindi sarei più propenso a pensare ad una forma di recessione nella maggior parte, diciamo così, dei paesi, non necessariamente in tutti, nella maggioranza delle aree valutarie, come si dice nel gergo degli economisti, a V piuttosto che a U, a L o ad W, insomma, con l'idea del double dip. Ciò detto, mi sembra che nonostante, diciamo così, la lettura che viene fatta dalla maggior parte degli analisti, da parte dei giornalisti, dei media economici mainstream, sia orientata sostanzialmente a segnalare una capacità di reazione e tempestività, diciamo così, dei paesi europei svincolati, diciamo così, temporaneamente almeno dal patto di stabilità e dall'Europa, insomma, dalla Commissione europea, dagli interventi comunitari, diciamo così, ben diversa in termini di tempestività e anche dimensione degli interventi previsti rispetto alla gestione della crisi precedente, che è stata quella del 2007-2008 e poi 2011, con la ricaduta, diciamo, della crisi dei debiti sovrani dei paesi periferici dell'Eurozona. La mia sensazione è che sicuramente siamo in un quadro di maggiore, come si può dire, reattività e tempestività della reazione, ma probabilmente siamo ancora in ritardo rispetto agli interventi che sia in termini di dimensione, sia in termini di tempestività, rispetto a quanto si sta osservando nelle altre aree valutarie più rilevanti e più importanti a livello mondiale. Penso in particolare agli Stati Uniti e al Giappone. Sicuramente per quanto riguarda le dinamiche della politica fiscale, siamo in un contesto in cui, soprattutto per ciò che riguarda gli interventi comunitari, le tempistiche sono quelle tipiche, diciamo così, di un soggetto
politico che non ha una propria, diciamo, sovranità e che continua a funzionare volente o nolente, al di là, come si può dire, dei desiderata degli osservatori più europeisti in una logica intergovernativa con negoziazioni che non sono coerenti con il tempo di risposta ad un evento drammatico come quello al quale stiamo assistendo. Quindi ci sono sicuramente paesi che hanno dei sistemi di governo, delle dinamiche macroeconomiche di politica fiscale, che sono, come dire, più tempestivi anche in questo caso. Cioè, se noi pensiamo a tutti gli interventi di cui stiamo parlando in questi mesi in Europa, che siano il SURE, che siano il MES, che sia l'European Recovery Fund, che sono tutte cose di cui si sta parlando, si stanno negoziando i termini, ma non c'è stata ancora una messa a terra che probabilmente si concretizzerà, diciamo così, nei prossimi trimestri. Sicuramente gli stati hanno già attivato, proprio perché svincolati dal patto di stabilità e anche perché alcuni degli stati non erano poi più che altro soggetti ai vincoli del patto di stabilità, hanno già agito, però tendenzialmente la risposta da un punto di vista dimensionale e di velocità del tutto mi risulta apparire sicuramente meno consistente e meno veloce rispetto a quanto sta succedendo ed è successo in Giappone e soprattutto negli Stati Uniti. Ma questo, secondo me, è un tema rilevante, ma il tema più rilevante è che la dinamica della risposta, del combinato disposto, diciamo così, di politica fiscale e di politica monetaria che si è attivato in paesi diversi dall'Eurozona, dal mio punto di vista, ha qualche cosa, come dire, di rivoluzionario, fra virgolette, esprime una rottura, quantomeno, con le compatibilità monetariste di cui l'Europa, in particolare l'Eurozona, è anche la Gran Bretagna. Chiaramente è stata anche lì ci sono degli elementi, secondo me, di rottura importanti con le compatibilità monetariste. Forse per la prima volta, diciamo così, nella storia della politica monetaria del post-rivoluzione neoliberale, comunque monetarista della prima metà degli anni Ottanta. Viceversa, in Europa c'è ancora un sostanziale rispetto di quel tipo di compatibilità che peraltro sono iscritte nei trattati europei e che si fa molto fatica a bypassare in termini di possibilità, diciamo, di finanziamento diretto da parte della banca centrale, dei debiti pubblici e dell'acquisto, diciamo così, sul mercato primario in primo luogo, ma non necessariamente solo riguardo a quello, dei titoli di Stato emessi dagli Stati. Io penso che in ogni caso, comunque, l'elemento più rilevante della rottura delle compatibilità di cui parlavo, lo abbiamo visto negli Stati Uniti attraverso due interventi che non hanno niente a che vedere con il debito pubblico, diciamo così, con l'acquisto del debito emesso dal Tesoro americano, ma hanno invece proprio una connessione diretta, diciamo così, di finanziamento da parte della banca centrale attraverso creazione di moneta dal nulla agli operatori economici, alle banche, alle imprese. Sostanzialmente quello che è successo negli Stati Uniti è che con due programmi importanti che sono il Main Street Lending Fund e il Paycheck Program, mi sembra così si chiami, ci sono due interventi di creazione di moneta dal nulla importanti in termini dimensionali nell'ordine delle centinaia di miliardi di dollari che vanno sostanzialmente a finanziare direttamente gli operatori economici statunitensi. E sono due rotture nette, diciamo così, rispetto invece alla dinamica che ha caratterizzato questo tipo di interventi in Europa, che è quella sicuramente di intervenire a supporto degli operatori economici in difficoltà, in crisi di liquidità, diciamo così, per evitare che questa crisi di liquidità temporanea si trasformi in una crisi di insolvenza. Pensiamo che gli interventi che sono stati fatti dal punto di vista del rapporto al prodotto interno lordo di questo tipo di interventi, anche in Italia, ma non solo in Italia, in Germania,
Germania, in Francia e in Spagna, per citare i quattro principali paesi europei, pesano circa il 20% del PIL, poi non sono le garanzie che vengono date dall'operatore pubblico ai finanziamenti che il settore creditizio eroga a questo tipo di operatori. Questo tipo di interventi in Europa appunto ha pesato, nei principali paesi dell'Eurozona, ha pesato circa il 20% del prodotto interno lordo, ed è già attivo questo, anche se poi, voglio dire, il plafond è pari al 20%, poi la realtà della trasformazione di questo tipo di garanzie in finanziamenti reali dati agli operatori economici da parte del settore creditizio è una cosa che poi probabilmente sta anche dando degli elementi di ritardo, comunque si sta concretizzando con lentezza per tutta una serie di problemi operativi che sono dietro a questo. Però l'elemento fondamentale è che questo tipo di interventi passa in Europa da garanzie statali che possono avere direttamente o indirettamente, tendenzialmente indirettamente prima e poi direttamente se questi finanziamenti non dovrebbero essere, come si può dire, resi, degli effetti negativi sul debito pubblico e quindi sull'innalzamento prospettico del rapporto debito-PIL. Questo, diciamo così, questi interventi, come ho già detto, in Europa pesano circa, quelli già messi progettati, pesano circa il 20% del prodotto interno lordo e sono 5 volte tanto, diciamo così, gli interventi di supporto, diciamo così, alla domanda aggregata attraverso meccanismi di sostegno al reddito piuttosto che interventi di potenziamento nel campo della sanità, che mediamente negli stessi paesi in Europa pesano circa il 4% del PIL. Quello che voglio dire è che gli elementi dimensionalmente più rilevanti in termini di risorse sono proprio questi, di anticipazione, diciamo così, finanziaria agli operatori, come si può dire, in crisi di liquidità, per evitare che questa liquidità si trasformi in un'insolvenza, recessione, si trasformi appunto non in un evento recessivo a V, ma in qualche cosa che ha una ricaduta, diciamo, depressiva. Questo l'hanno capito tutti nel mondo, l'hanno fatto, interventi simili sono stati pensati in Europa, sono stati pensati in Inghilterra, sono stati pensati negli Stati Uniti, sono stati pensati in Giappone, però negli altri paesi e soprattutto negli Stati Uniti sono stati pensati in una logica in cui non sono gli stati che garantiscono, ma è la banca centrale che crea i soldi e finanzia il sistema creditizio per fare in modo che questo finanzi poi direttamente le imprese. Questo è un po' l'elemento, secondo me, di rottura. Penso che, diciamo, già, voglio dire, per esempio nell'esperienza che abbiamo visto in Inghilterra si è praticamente riattivato qualcosa di simile al conto corrente di tesoreria, che era un meccanismo che funzionava prima degli anni 80 in Italia, per dare un'idea, sul tema del finanziamento del disavanzo pubblico. Ma ancora di più, e secondo me ancora più importante, quello a cui abbiamo assistito in questi mesi, che in alcuni paesi si è proprio disintermediato, come si può dire, il soggetto pubblico a fine di garantire quella liquidità necessaria agli operatori economici in termini di finanziamenti di emergenza aggiuntivi per fare in modo che la crisi non si trasformi in depressione. E questo è, secondo me, un elemento proprio storico di rottura, che invece in Europa continua ad essere, come si può dire, non considerato come un potenziale, perché è chiaramente ancora prevalente, nonostante tutto quello che sta succedendo e nonostante le crescenti aperture delle autorità, dei policy maker europei, sia a livello degli stati nazionali sia a livello della Commissione, prevale ancora una logica che è prevalentemente quella dogmatica della tutela del monetarismo ortodosso, io lo chiamerei così, insomma. La ringrazio, molto, molto chiaro. E in realtà mi collego un po' a cose che già accennate in questa prima risposta, richiamando una proposta che lei ha avanzato sia sul mensile Valori sia sull'inserto di Repubblica Affari Finanza riguardo alla cartolarizzazione degli aiuti anticrisi. Gli chiederei di spiegarci in maniera semplice in cosa consisterebbe tale proposta e quali sarebbero i vantaggi e cosa invece impedisce o quali sono le resistenze per l'attuazione di un programma simile, insomma, anche nel contesto con l'Eurozona. Ma la proposta è sostanzialmente fondata sul concetto di cercare di sviluppare uno schema di
offerta di credito d'emergenza agli operatori economici proprio nella logica di disintermediare i governi, diciamo così, nel fornire delle garanzie al sistema creditizio affinché questi prestiti vengano erogati. Proprio per tendenzialmente evitare che a fronte del rischio che può anche concretizzarsi, soprattutto nella misura in cui questo downturn dell'economia dovesse essere più lungo del previsto, di caricare debiti pubblici dei paesi coinvolti in questo tipo di fornitura di garanzie nel medio-lungo termine. Questa è sostanzialmente la logica. Uno schema operativo, che al di là di quello sostanzialmente che sia la stessa banca centrale che intervenga direttamente a fornire credito agli operatori economici che hanno questa necessità, potrebbe essere quello che ho proposto, diciamo così, che è quello di pensare per gli schemi, prima di tutto, uguali in tutta Europa, di finanziamento d'emergenza degli attori economici. Tendenzialmente le imprese, piccole o grandi che siano, anche perché questo è un tema, secondo me, sul quale ragionare. Cioè, ha senso che in un contesto europeo ogni singolo paese adotti degli schemi di finanziamento degli imprenditori e delle imprese diversi, perché quello che sta succedendo, diciamo, con i piani, come si può dire, di fornitura di credito d'emergenza in Francia è diverso da quello che succede in Italia, succede diverso da quello che succede in Germania. Ed è diverso da quello che succede in altri paesi. Quindi, in linea di principio, il tema è quello di creare prima di tutto un'omogeneità fra i diversi paesi, e quindi questo potrebbe essere proprio l'idea di creare degli schemi di finanziamento d'emergenza che funzionino con gli stessi requisiti in tutti i paesi dell'Eurozona. E questo, secondo me, darebbe omogeneità e permetterebbe degli interventi più simmetrici ed equilibrati nelle varie aree geografiche. Il secondo tema è quello di pensare invece di un finanziamento diretto da parte della Banca Centrale Europea a questo tipo di finanziamenti, pensare a quello che siano queste erogazioni, come si può dire, questi crediti che verrebbero istituiti erogati dal settore creditizio, come è previsto peraltro negli schemi già attuati nei principali paesi europei, scatolati, cioè impacchettati dentro delle cartolarizzazioni, delle asset-backed securities, e poi ci sia un sostanziale obbligo da parte della Banca Centrale Europea a sottoscrivere questo tipo e a comprare questo tipo di titoli. Questo meccanismo permetterebbe di disintermediare gli stati e in linea di principio, dal mio punto di vista, è anche tendenzialmente non è contraddittorio con i trattati europei, perché i trattati europei vietano, diciamo così, il finanziamento diretto da parte della Banca Centrale attraverso l'acquisto, in particolare sul primario, perché quello sul secondario, diciamo, è già stato sdoganato da tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni, e permetterebbe in questo modo anche di essere tendenzialmente non, come si può dire, in totale contraddizione con quanto scritto nei trattati, meno probabilmente degli stessi programmi dei quantitative easing, per capirci, appunto per questa distinzione non sottile per chi capisce di queste cose, probabilmente invece sottile per chi non è addentro a queste questioni, della distinzione fra acquisti di titoli pubblici sul primario e sul secondario. D'altro lato, quello che stiamo guardando e al quale la cosa a cui stiamo assistendo anche nel condotto della Banca Centrale Europea è che progressivamente i livelli, come si può dire, di avversione al rischio su cui è fondata istituzionalmente l'azione della Banca Centrale stanno pian piano venendo meno, per cui anche nell'ambito dei programmi esistenti di quantitative easing e simili, piano piano si sta, come si può dire, riducendo il livello della solidità finanziaria delle obbligazioni degli asset che vengono comprati dalla Banca Centrale. È stato praticamente tolto il limite dell'investment grade a tutte le operazioni di rifinanziamento del settore creditizio per quanto riguarda i titoli che vengono presi in garanzia, ma anche per gli acquisti diretti dei titoli che vengono messi nel portafoglio della Banca Centrale, anche quel limite dell'investment grade che aveva caratterizzato storicamente la politica monetaria dell'Unione Europea è saltato. Quindi stiamo anche andando lì,
questo non è scritto nei trattati, però tendenzialmente per quanto riguarda la prassi di funzionamento della banca centrale si sta lentamente allentando, come si può dire, la propensione e l'avversione al rischio della banca centrale, e quindi secondo me anche una logica, come dire, di acquisto di asset back pensati e strutturati nel modo proposto non mi sembra una cosa fuori dal mondo. Ecco, in un mondo in cui saltano tanti vincoli probabilmente si potrebbe pensare che anche questo non è un vincolo così inconcepibile, tenendo anche conto che poi se si va nella logica di strutturazione di asset back anche con le caratteristiche di cui parliamo, attraverso un meccanismo di diversificazione dei prenditori di questi fondi, sia geografico che settoriale, e attraverso probabilmente anche una segmentazione delle emissioni di queste obbligazioni, queste cartolarizzazioni, queste securitization fra tranche junior e senior, si potrebbe pensare anche di costruire dei titoli che abbiano un senso finanziario e non siano tendenzialmente carta straccia, per capirci, ecco, qui per dare un'idea immediata del concetto. Ecco. Grazie. Prima domanda che diciamo, riguarda invece il tema della globalizzazione, nel senso che negli ultimi, cioè dopo l'epoca d'oro, diciamo degli anni 90, la narrazione e la convinzione anche diffusa che vi fosse una convergenza inevitabile tra i vari paesi, anche in via di sviluppo rispetto a quelli più avanzati, è una convinzione che ha resistito anche con la crisi del 2008. Invece, anche se era completamente inatteso, già a partire dal mese di febbraio-marzo, con questa crisi, diciamo, di tipo sanitario, abbiamo subito assistito a una fuga repentina di capitali da paesi in via di sviluppo, un addensamento in rifugio, tra cui anche lo stesso dollaro, e sembra che nel medio periodo diciamo, vi sarà una crisi profonda del modello attrazione export-esportazioni. E con esso anche il discorso dato ormai per scontato da decenni sulla catena globale del valore. Alcune aree sembrano pronte a uscire rapidamente dalla crisi, e mentre altre invece sono già in queste settimane sprofondando in profonde conflittualità sociali. Pensiamo agli Stati Uniti, ma pensiamo anche magari a come sta avvenendo in Brasile o in alcuni paesi dell'America Latina. Volevo chiedere qual è secondo lei il quadro che si andrà a sviluppare nel prossimo futuro? Quali saranno le aree globali che ne usciranno meglio e quali invece lezioni si possono apprendere anche sul piano delle politiche economiche? Ma io, cioè, tutte le considerazioni che hai fatto sottendono, dal mio punto di vista, degli elementi oggettivi che stanno emergendo. Ecco, penso che forse nelle cose che hai sottolineato meriterebbe cercare di fare un po' d'ordine. Poi io non so se l'ordine che propongo io abbia qualche connessione con la verità o l'oggettività, però è una lettura, è un'interpretazione. Rispetto ai temi citati, io penso che c'è un tema, che è quello della ricomposizione, diciamo così, delle filiere produttive a livello globale, o del superamento, del mutamento di quelle che hai citato essere un po' uno dei mantra degli ultimi decenni, che sono le menzionate catene globali di creazione del valore. Tema che si è sviluppato appunto negli anni d'oro del neoliberismo post, diciamo, rivoluzione thatcheriana-reaganiana, negli anni, diciamo, soprattutto negli anni 90 e nei primi anni del 2000. Ecco, io su questo devo dire la verità che già, voglio dire, la considerazione che questo modo di leggere l'economia, gli scambi economici globali, il funzionamento globale dell'economia mondo, che non sia stato, come si può dire, messo in crisi dalla crisi precedente, che è quella, diciamo, del 2007-2008-2011, non lo vedo come un elemento così, come si può dire, non falsificabile. Ecco. Mi sembra un tema rispetto al quale sono già emerse evidenze nel corso della fase precedente alla pandemia, all'emergenza sanitaria,
sanitaria in cui questo sistema di far funzionare l'economia mondo è in una fase di cambiamento. E questo attiene proprio con l'economia reale, non ha poco a che vedere con gli elementi, diciamo così, di carattere monetario e finanziario. Tendenzialmente la mia sensazione è che nella crisi del 2007-2008 sono iniziate ad emergere le contraddizioni, diciamo così, in particolare nei paesi più avanzati in termini di tensioni sociali e progressivo impoverimento di quello che è stato storicamente, diciamo, il ceto medio, che ha prodotto degli eventi politici che hanno condotto tendenzialmente allo sviluppo, diciamo così, di quello che i quotidiani mainstream chiamano populismo, che può essere declinato in modalità più di destra, più di sinistra, tendenzialmente in via maggioritaria negli ultimi anni più di destra che di sinistra nei vari paesi, ma non abbiamo visto solo questo, ma comunque c'è stata una pressione politica crescente che è diventata anche egemonica in alcune aree, in alcuni paesi, tendenzialmente di rottura dei meccanismi della libera circolazione delle merci, che sono stati sostanzialmente il tema ispiratore di tutta questa dinamica che poi ha portato dopo il GATT al WTO e tutto quello che abbiamo visto, insomma. Quel modo di concepire, come si può dire, l'economia, diciamo, fondato in primo luogo su tutto sulla libera circolazione delle merci e sulla competizione tendenzialmente al ribasso sul costo del lavoro, perché poi questo è l'elemento cardine di quel modo di concepire il funzionamento dell'economia mondo, è stato messo in crisi nel decennio 2000, successivo al 2007-2008. Ci sono già stati, voglio dire, negli anni precedenti la pandemia, delle tensioni commerciali importanti fra aree valutarie, fra paesi, diciamo, importanti, che hanno caratterizzato praticamente tutti gli ultimi anni del dibattito politico-economico a livello mondiale. E quello che sta succedendo, ed è successo in questa fase critica connessa alla pandemia, è stata un'accelerazione di questa preoccupazione e di questo cambiamento, probabilmente, proprio perché in linea di principio, oltre, voglio dire, alle ricadute negative, soprattutto nei paesi, diciamo, ex emersi di questo tipo di competizione, è emersa anche, come si può dire, la problematica della tecnica operativa legata al fatto che nella pandemia, nel momento in cui un paese si blocca tutta la catena, e questo produce un disastro su tutta la filiera che porta dalla produzione del caucciù, della gomma, diciamo così, della macchina, alla macchina finita, passando per tutti i pezzi necessari, diciamo così, a produrre una macchina, che vengono ciascuno di essi prodotto in un posto diverso. Questa crisi ha fatto vedere che la modularità della produzione da un punto di vista tecnico operativo, nel momento in cui salta per un motivo come quello di un'emergenza sanitaria una fase specifica, blocca tutto in tutto il mondo, e questo è un problema. Per cui questo è un ulteriore elemento, che questo più nella logica non della difesa, diciamo, nel storico conflitto fra capitale e lavoro, nella difesa del fattore lavoro e della suo valore, ma proprio nella logica della efficienza operativa dei processi, sta spingendo nella direzione di ritornare ad una logica di onshoring, e quindi di avere un predominio di come si può dire, anche di integrazione verticale delle produzioni a livello nazionale. Stesso discorso lo si può vedere nella dinamica alla quale si è assistita sulle mascherine e respiratori per combattere, fra virgolette, da un punto di vista diretto, gli effetti sanitari dell'emergenza, della pandemia, in cui sostanzialmente nessuno aveva produzioni nazionali, come si può dire, di questi tipi di beni, di fronte appunto alla necessità di una situazione in cui ciascun paese si trova nella logica di privilegiare in primo luogo, al di là della pura logica della competizione di mercato, la produzione di questi asset, di questi beni che diventano strategici, anche qui salta la logica, come si può dire, del libero scambio di merci, e ritorna prepotentemente un tema di produzioni nazionali. Cioè, quindi tutti questi temi, cioè, la mia idea è che su questo tema
ma quello a cui avevamo assistito negli ultimi 10 anni come risposta sociopolitica, diciamo così, ad un evento drammatico che era stata la crisi del 2007-2008, con la pandemia emerge come un elemento aggiuntivo di accelerazione. A questo invece, sì, come si può dire, di pari passo, comunque in modalità parallela, stiamo assistendo in questa crisi dell'economia globale, perché riguarda tutti i paesi del mondo, a quello che hai citato come elemento cardine. C'è stato chiaramente un tema di fuga di capitali dalle economie emergenti, c'è stato un tema di, come si può dire, risk off, come dicono i gestori di portafoglio, che ha tendenzialmente reso, come si può dire, più appetibili, attraenti per i gestori dei portafogli, tendenzialmente gli asset percepiti come più sicuri. Ma qui la lettura, secondo me, è un po' diversa, non ha a che vedere con la tematica della ricomposizione delle catene del valore, ha a che vedere proprio con quello di cui parlavo nelle mie precedenti risposte. Cioè, noi stiamo assistendo, a fronte di quella che io giudico essere una crisi storica del capitalismo globalizzato, diciamo così, che non è figlia di questa pandemia, ma è figlia probabilmente di quello che è successo dal 2007 al 2008 in poi, una situazione in cui oggettivamente, cioè, io non mi merita secondo me sempre ricordarlo, una situazione in cui negli ultimi 10 anni, per tenere unito il sistema, le banche centrali hanno creato dal nulla una quantità di moneta pari in media più o meno al 30-40% del prodotto interno lordo dei paesi che sono espressioni di questa moneta, diciamo così, sostanzialmente senza produrre un minimo di inflazione, e in una logica di quella, come si può dire, che è stata chiamata dagli economisti tendenzialmente la prospettiva della stagnazione secolare. Ecco, in questa prospettiva, secondo me, come ho detto prima, la pandemia e la crisi economica connessa sta facendo saltare delle compatibilità, e sta facendo saltare le compatibilità del monetarismo, diciamo così, di quello che abbiamo conosciuto storicamente come monetarismo. Stiamo tornando, in alcuni paesi, non in tutti, sicuramente non nell'eurozona, a logiche di monetizzazione, che sia di debito pubblico o di debito privato. Di fronte alla crisi, alla profondità della crisi, e peraltro a livello di debiti pubblici e privati, che sono in rapporto al PIL altissimi, le banche centrali nei paesi dove c'è, diciamo, un atteggiamento più pragmatico e meno dogmatico al trattare questi problemi, si sta rompendo questo dogma, diciamo così, questo presidio antinflazionistico che ha governato storicamente la politica monetaria. Qui, se questa è, e i mercati secondo me lo stanno capendo, che la logica di uscita da questa crisi strutturale passa proprio dalla creazione della moneta ex nihilo, che probabilmente deve essere destinata nella direzione non di tenere insieme il sistema finanziario e il sistema delle banche, diciamo così, ma probabilmente proprio con l'erogazione diretta di moneta creata dal nulla a favore di chi ne ha bisogno, fra virgolette. Penso che se questa è la soluzione, è evidente che per fare questa cosa bisogna avere la forza economica e la forza politica per poterlo fare. Se, in sostanza, quello che discende da ciò che sto dicendo è che i paesi emergenti non hanno questa forza finanziaria. In linea di principio, la Banca Centrale Europea non lo fa, ma lo potrebbe fare, la Federal Reserve lo fa, la Banca del Giappone lo fa, la Banca d'Inghilterra lo fa. Sono le banche centrali di paesi che, o per potenza politica o per equilibrio dei conti con l'estero, sono in grado di creare moneta dal nulla senza mettere a repentaglio la fiducia dei mercati. Viceversa, i paesi emergenti non hanno questa forza, per cui soffrono di questa debolezza. E questa è la lettura che io do di quello che hai, come si può dire, citato prima. Quindi, personalmente, io vedo due temi. Un tema che potrebbe essere più direttamente attinente a quella che chiamiamo, anche se il termine a me non piace in questa distinzione tra monetario e finanziario, ma tendenzialmente attiene all'economia reale e ai flussi, diciamo, la dinamica dell'economia reale, e dall'altro lato a una dinamica che è invece proprio
connessa al tema della politica monetaria. E a chi si può permettere di creare la moneta senza perdere la fiducia dei mercati? E su questo, secondo me, ci sono due elementi cardine, che sono quelli o di avere la forza politica di poterlo fare, leggi Stati Uniti, o in alternativa un equilibrio dei conti con l'estero, un equilibrio delle partite correnti, o addirittura un avanzo, che permette tendenzialmente di creare moneta dal nulla senza tendenzialmente essere sottoposti al giogo indotto dalle fluttuazioni dei mercati finanziari. Poi, se posso chiudere, visto che la domanda sottendeva, diciamo così, una previsione su chi uscirà meglio dalla crisi, io tendenzialmente penso che anche qui, come questa crisi ha generato tante divergenze, sta generando tante divergenze nell'andamento del valore di molte attività reali e finanziarie, penso che anche qui avremo, come si può dire, una capacità di uscita dalla crisi veloce, a V, in quei paesi che stanno reagendo in maniera potente e tempestiva sia in termini di politica fiscale e politica monetaria, rompendo le compatibilità monetarie di cui parliamo. Quindi penso agli Stati Uniti, penso al Giappone, penso anche all'Inghilterra. Penso che l'Eurozona complessivamente ritarderà nell'uscire da questa situazione perché sta facendo meglio del passato, ma non a sufficienza, e penso che i paesi deboli dell'Eurozona faranno probabilmente ancora peggio in un ordine di, come si può dire, di ranking, arriveranno terzi, e penso che i paesi emergenti usciranno tendenzialmente male da questo evento e soffriranno di più. Questo è... Su tutto ciò, penso che la Cina, che non è più emergente, in linea di principio non avrà una prospettiva tendenzialmente negativa, quindi sarà accoppiato, come si può dire, ai paesi guida, diciamo così, che usciranno bene e meglio dalla vicenda recessiva alla quale stiamo assistendo. Perfetto, la ringrazio. E niente, solo qualche ultima considerazione sull'Italia, quindi, che cioè, rispetto al ragionamento che. Ma il ragionamento sull'Italia è che in linea di principio io spero che questa sia un'occasione alla lunga per riuscire anche in Europa, quindi nell'area dell'euro, a rompere in senso espansivo le convenzioni di politica fiscale, di politica monetaria. Secondo me più di quanto si sta facendo. Penso che i margini ci siano e penso che quello dovrebbe essere il cardine di una battaglia politica di chiunque. Ciò detto, io spero che in Italia il tema, come si può dire, e questo devo dire la verità, che in parte mi rassicura, nonostante l'atteggiamento, come si può dire, abbastanza neutrale, comunque non particolarmente favorevole alle dinamiche politiche che hanno caratterizzato gli ultimi trimestri e gli ultimi anni, diciamo così. In linea di principio penso che si sta, secondo me, positivamente cominciando a parlare di un tema che io penso sia risolutivo per il nostro paese, che è quello della struttura produttiva, diciamo così. Io penso che la sofferenza che l'economia italiana ha espresso nel corso degli ultimi 10-20 anni, insomma da quando siamo entrati nell'euro, ma anche prima, in linea di principio, è tutta caratterizzata dal fatto che si è creata una situazione di inconsistenza fra la forza della moneta, che è sostanzialmente la moneta pensata per i paesi frugali del nord della Germania, e che è go stata governata storicamente in quella logica, e una struttura produttiva italiana che non era, come si può dire, in grado di reggere la forza di quella moneta. E su questo io penso che tutte le dinamiche che hanno, come si può dire, orientato il dibattito di politica economica degli ultimi decenni nel nostro paese, sulla base dell'effetto disciplina, tutte fondate sulla logica del debito pubblico, come
chi ha come debolezza principale della nostra economia siano sostanzialmente fallaci e erano figlie di un ragionamento che poteva avere un senso negli anni 70 ed 80, quando l'inflazione era a doppia cifra in tutto il mondo e in cui le politiche monetarie erano restrittive in tutto il mondo. Già in un contesto come quello degli ultimi 10 anni, in cui i tassi sono negativi, la dimensione in generale del debito pubblico è in linea di principio meno problematica, diciamo così, di un contesto in cui ci sono i tassi al 10%, per dirla semplice. Penso invece che in Italia non si è mai sufficientemente parlato, se non in circuiti proprio di iniziati o comunque di chi segue le questioni di politica economica con più attenzione, del tema della struttura produttiva, in particolare del nanismo imprenditoriale del nostro paese, della retorica del piccolo e bello, insomma di tutte le cose che sia a sinistra che a destra, insomma in maniera molto trasversale, hanno caratterizzato il modo di pensare non solo degli imprenditori, ma anche dei loro corifei, diciamo così, o di quelli che creano un senso sociale, logico e anche politico alla loro esistenza, e che poi scrivono sui giornali, che poi popolano i dipartimenti universitari, che poi scrivono e che fanno opinione. Ecco, io penso che questa cosa piano piano sta venendo alla luce, e leggo con una certa soddisfazione per la prima volta che si sta iniziando a ragionare su veri obiettivi che io giudico di politica industriale prioritaria, ben più del controllo pubblico di alcune cose, anche se tendenzialmente i monopoli naturali mi ha sempre lasciato perplesso l'idea che vengano privatizzati, e ne abbiamo privatizzati molti in Italia e nel mondo negli ultimi decenni. Ho la sensazione che politiche proprio attive, volte a ricomporre le filiere produttive locali attraverso processi di aggregazione di crescita dimensionale, usando anche incentivi fiscali importanti, possano essere per la prima volta dopo tanti anni la chiave di qualche cosa di positivo per la struttura economica del paese. Questa io penso che sia la priorità. Poi ce ne sono tante altre, cioè non, che vanno, però questo, se devo sintetizzare, come si può dire, il senso di quello che sto vedendo in questi giorni sulle prime pagine o sulle seconde e terze pagine dei giornali, nella declinazione di interventi di politica economica, mi sembra che stia tornando impotentemente questo tema, cioè stia emergendo, non tornando, stia emergendo in maniera potente questo tema. La prima volta, secondo me, che sta succedendo da tanti anni a questa parte, ce ne sarebbe stato bisogno ben prima, e io spero che questo aiuti. Perfetto, grazie, molto, molto interessante i temi che diciamo, ho evidenziato adesso, spero ci sarà occasione in un prossimo futuro per approfondirli, no, sia sulla nostra pagina sia anche con lei magari in future occasioni. E invitiamo tutti quanti a continuare a seguire la nostra pagina sui social, nei prossimi giorni avremo anche altre interviste molto interessanti prima della pausa estiva, quindi insomma, vi diamo appuntamento a presto nei prossimi giorni per altri interessanti temi e riflessioni. Ringraziamo ancora Giovanni Di Corato per il tempo che ci ha dedicato e a presto. Grazie a voi.